Seguiamo Vinicio Flamini in questo tutorial sull'utilizzo del trimmer. Apriamo la confezione del trimmer e prendiamo il polsino di Spencer. Allacciamolo comodamente al polso sinistro. Selezioniamo la ciocca sulla quale effettueremo l'applicazione. Posizioniamo il dischetto distanziatore mantenendo la ciocca con la mano sinistra. Prendiamo dalla confezione il nostro trimmer. Rimuoviamo il tappo dalla punta e accendiamo il LED di servizio. Selezioniamo dall'Automatic Weft la quantità di capelli che desideriamo applicare prendendoli dalla radice. Liberiamoli dal dispenser con una pressione decisa verso il basso. Sovrapponiamo i capelli selezionati alla ciocca della cliente, creando così un'unica ciocca da tenere nella mano sinistra. Impugniamo il trimmer con pollice e indice della mano destra ed eseguiamo una rotazione completa dall'alto verso il basso della ghiera anteriore. Appena compare la goccia di Fusion, applichiamola sui capelli selezionati e con la punta distribuiamo uniformemente il prodotto spingendo delicatamente i capelli all'interno dell'ancoraggio. Preleviamo uno special paper dal polsino di Spencer e appoggiamolo sull'ancoraggio. Con l'indice e il pollice eseguiamo un movimento veloce applicando una leggera pressione per consentire al Fusion di giungere fino alla parte interna dell'ancoraggio. Selezioniamo la ciocca da rimuovere e con la pinza smontaggio eseguiamo delle chiusure direttamente sull'ancoraggio, fino a quando non si evidenziano chiare rotture. A questo punto applichiamo poche gocce di cleaner. Massaggiando lievemente rimuoviamo i capelli con un pettine a denti stretti. Uh-huh.
svitiamo la parte anteriore del trimmer. Rimuoviamo il caricatore vuoto completo di tappo di protezione. Inseriamone uno nuovo. Avvitiamo dall'alto verso il basso la parte anteriore del trimmer, fino al completo blocco della rotazione. Il trimmer è ora di nuovo pronto all'uso. Are you ready for this?